Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, allora oggi è giovedì 8 marzo, perciò vi faccio i miei migliori auguri a tutte. Buona festa della donna. Adesso a casa siamo solo io e Ginevra, è già tardino perché è quasi mezzogiorno. Inizio molto tardi questo vlog, ma oggi è la festa della donna, non posso non provare almeno a girare un vlog. E niente, Marco e Diana sono... Aspettate che vi poggio, che già c'ho male alla mano. Mi sta prendendo a calci. Ma cosa fai? Prendi a calci la mamma? Prendi a calci la mamma? Proprio oggi? Proprio oggi prendi a calci la mamma? Cosa fai questo soggetto? Pensavo fosse entrato il cane in casa. Niente, allora Marco e Diana sono usciti, vanno a prendere il pane e ne hanno approfittato perché c'è il sole, stranamente. L'aria è comunque fredda, ma c'è il sole. Io intanto cambio Ginevra, poi mi faccio una bella doccia come regalo per la festa della donna. Oggi mi voglio concedere una doccia. Grande regalo, eh? Oh, meglio di niente. Dio, bubù. E niente, hai finito di mangiacchiarti tutto. Basta, madonna, ma siamo agitate, oh? Ma come siamo agitate, oh? Aspettate che vi prendo perché non vedete una mazza. Niente, che stavo dicendo? Niente, che voglio fare una bella doccia, oggi non faremo praticamente niente. Anche perché comunque Marco lavora, inizia a lavorare alle 4. Se riusciamo, e dico se riusciamo, vogliamo magari domani sera andare a farci una cenetta solo io e lui, lasciamo le bimbe con i miei. Ma vediamo perché lavora, mi sembra fino alle 6 domani. Vado dalle 10 alle 6 e mi sembra che anche sabato, se tutto va bene, però poi sabato non ho con chi lasciare le bimbe perché mamma fa il pomeriggio. Ragazzi, sta crescendo alla velocità della luce. Madonna mia. Io qua sì, vabbè. Ho il trucco di ieri, di mascara. Si è sciolto, ma adesso vado a farmi la doccia e lavo via tutto. Vero? 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 Vado che mamma ha già perso tempo perché è arrivato il tizio del pellet. Ho perso il tempo finché ho chiuso i cani, finché ho fatto scaricare la roba, finché ho liberato di nuovo i cani, finché ho cambiato staccacona. Dai che tra un po' è arrivato il nuovo tuo padre. Vediamo però se stai brava mentre mamma fa la doccia, eh. Vediamo. Perché qualcuno qua è monello. E qualcuno qua è monello. E sta diventando furbetta sta bimba. Perché ha imparato da Diana che quando piange poi viene presa in braccio. Infatti questa cosa è molto sbagliata. Ma certe volte veramente per non sentirla la contenti. E lei ha imparato che si frigna. Qualcuno poi prima o poi la prende. Qualcuno prima o poi la prende. Oh. Allora, doccina fatta. Ho la porcinosa. Intanto qualcuno qua. Andate che apro la porta. Intanto qualcuno qua è agitato, mi sa che tanto affamato. Prepariamo il latte. Prepariamo il latte. C'è Bella che vuole entrare. Ma facciamo entrare pure il cane. La mia banda Bassotti vedo che non è ancora tornata. Pazienza. Prepariamo la pappa alla pulce.
E poi si vedrà, vero Bubu? Vero Bubu? Ma quanto sei buona, pelatina. Allora ragazze, io ho lasciato le bimbe a Ginevra e Diana di là. E non sono riuscita a fermare il momento in cui sono arrivati perché stavo preparando il latte per Ginevra e mi hanno colto impreparato. Ma alla fine me l'hanno portate anche a me due mimose qua spennacciate. E, cioè in realtà erano tre mazzolini che io ho unito in uno perché ne ho preso uno per me, uno per le bimbe e uno per mia mamma. Infatti vedete qua, uno così e due di queste confezioni qua, uno per me, uno per mia mamma e uno per le bimbe. Io ho ancora i capelli bagnati, intanto comunque abbiamo mangiato. Ah, poi insieme alle mie mose mi ha portato anche, adesso vi faccio vedere, okay, le fragole. E questo merita più di tutto. Però ho apprezzato il cesto. E niente. Ah, poi qua guardate che belli questi fiorellini. Non so se si vede. Ok. Ormai si sono appassiti, ma ci devo cambiare l'acqua. Però li ho presi più di una settimana fa lì, dall'ultima volta che sono andata a fare la spesa. Hanno tenuto un sacco, costano pochissimo perché sto mazzo di fiori, vedete tutti questi fiori, li ho pagati 3 euro. Non mi ricordo se era tipo 3,30€, 3,70€, comunque non arrivava a 4 euro, meno di 4 euro un mazzo di fiori. E ha retto più di una settimana, quindi io la prossima volta che capita che vado a fare la spesa ne compro un altro mazzo. Perché non so, a me mi piacciono i fiori, mi piace, cioè, allora non mi piacciono le piante, ecco, le piante non mi piacciono, ma più che altro perché mi muoiono tutte e quindi non lo so, non ho il pollice verde. Però i mazzi di fiori mi piacciono tanto, mi piacciono bene o male tutti i tipi di fiori e sinceramente cioè ormai per aspettare che arrivino e me li comprino, vado a comprarmeli da sola. Perché se aspettiamo Marco con i mazzi di fiori, lui sì, cioè, il pensiero c'è, nel senso che arriva con la rosa, ma io che ci faccio con una rosa? Ma non mi serve, insomma, perché alla fine poi quando sparecchio tutto, pulisco il tavolo, tipo mi piace qua sul tavolo della cucina, mi piace mettere il vaso di fiori, eh? E, già sopra in camera, comunque quei fiori finti. Perché comunque sennò dovrei comprare tipo tre mazzi di fiori alla settimana, insomma, alla fine arriva a essere un costo. Ciao amore, vediamo tua sorella. E niente, allora adesso Marco è già andato via perché è andato, si fermava a lavare la macchina e poi andava a lavorare. Io devo assolutamente finire di lavare i piatti, lavare il fornello che fa pietà e poi portare su le bimbe a nanna. I capelli ormai si sono asciugati da soli perché alla fine si sono asciugati all'aria aperta. E mi do una mossa perché Diana Ginevra è un po' frignona, quindi è meglio che mi do da fare. Eccoti. Wow, sei bellissima. Guarda, c'è Grillo. Ciao Grillo. Non ci sta? Allora, ormai sono quasi le 3. Noi siamo venuti qua in camera. Dobbiamo metterla a dormire. Ginevra sta. C'ha sonno. Tanto poi ho acceso anche il computer. E niente. Diciamo che so, mi sento un po' così. Boh. Non lo so. Buona la pappa? E nonna continua a piangere. Buona? Non sei ancora caldo. Capita anche a me a piangere. No, piangere. Ecco qua Ginevra, arriviamo! Buona? Non da sciogliere. Ah, apri bene. No, non mettere le manine, dai.
Tu hai mangiato tutto? Vuoi ancora? Sì? Adesso mamma te ne mette da qua. Adesso vai a giocare. Allora, noi ci siamo svegliate. Ormai è già tardissimo. Peppa! Perché Peppa la vedi stasera. Perché beh, finché l'ho cambiate. Non ti preoccupare, adesso giochiamo. Dai, lancia il palloncino. Palloncino Liliana. Scusate, prima poi si è interrotto. Vi stavo dicendo che comunque alla fine, finché l'ho cambiata, finché ho dato la tachipirina a tutte e due, perché Diana si è svegliata con la febbre. Sono due giorni che ha la febbre. Di solito non è alta, tanto che arriva fino a 38, 38,2. Gli do la tachipirina, 10 minuti, un quarto d'ora, si fa la sua sudata e la temperatura scende. Però stiamo andando avanti così da due giorni. Di solito quando gli veniva la febbre gli davo la tachipirina, gli passava e non tornava più. Quindi non lo so. Cosa hai fatto? Tu giochi? Brava, non romperlo il palloncino. E anche Ginevra è un po' cotta. Sì, vengo a giocare con te. Nonno, dove vai? Digli grazie, nonno, hai visto che belli? Adesso li mettiamo nel vaso con l'acqua. Hai sentito se profumano? No, non profumano. No, perché sono chiusi, mi devi aprire. Bene, adesso li apriamo, dai. Ma che bello. E questo qua di mamma. Piano, eh. Oppa. Dai, facciamo così, dai. No, vedi qua. Ma io ho ricevuto anche al lavoro un mazzo di fiori. Facci vedere, nonna. Oh, questo è tuo, sì. Vieni qua. Hai visto? Anche Ginevra ha ricevuto un mazzolino di fiori. No. Eh sì, guarda lì sul tavolo. Là, vicino a lei. Guarda qua. Oh. Ti piacciono i fiorellini? Chi ce l'ha? Chi è quella? Ginevra? Allora. Aspettate, che cambiamo l'inquadratura. Chi ce l'ha? Fai saluti? Sei tu! Sei tu! Bella mia, bella, sei tu! Eccoci qua. Allora, siamo rimasti noi due. Hop. Diana è di là nel lettone con il nonno. Il nonno è sotto che si sta guardando un film. E sono già le 10:30 passate, sono quasi le 11. Ho parlato prima con Marco, il lavoro, tutto bene, stasera farà tardi perché hanno la gara di biliardo, di soci lì. Quindi non si sa bene a che ora finiscono.
Tanto noi abbiamo mangiato, come avete visto il pezzettino del filmato che sono riuscita a cogliere in fretta, che sono andata a prendere il telefono. Qui quando è tornato mio papà ha portato i fiorellini, però adesso comunque vi lascio le foto. Chi mi segue su Instagram le avrà già viste. Anzi, colgo l'occasione per ricordarvi di seguirmi su Instagram, mi trovate sempre sotto AliBeatrice90 e anche su Facebook uguale, però devo essere sincera, lì non sono molto attiva. Sinceramente penso che sia stato un paio di mesi fa l'ultima volta che ho postato qualcosa sulla pagina di Facebook. Colpa mia, chiedo scusa. Cercherò di essere un po' più attiva, però su Instagram sono attiva praticamente tutti i giorni. Ciao Bubu! Niente, poi stasera abbiamo fatto una cena tranquilla qua a casa, ho cucinato mamma, ho fatto un piatto tipico rumeno, io invece ho preparato il dolce, ho fatto il cuore caldo, il cioccolato, lì il tortino, insomma comunque vi lascio anche lì la foto. E niente ragazzi, allora oggi poi non ho più girato niente, ma perché non c'è niente da girare. Ho girato comunque questo video giusto per farvi gli auguri, quindi ancora una volta auguri per la festa della donna, mia figlia incantata. Che c'è? Ti piace come parla la mamma? Ti piace come parla la mamma? Vi faccio veramente ragazzi i miei migliori auguri per la festa della donna, festeggiatelo come più vi pare. Però ricordatevi ragazze che essere donna è un grande privilegio, siamo la forza del mondo, siamo la forza che manda avanti questo mondo, è nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, con le nostre famiglie. Vero Topolino? Senza la donna non c'è vita, non c'è futuro, non c'è niente. Quindi non vi fate mai sottomettere, non vi fate mai sottovalutare. E amatevi, la chiave per essere felici, ricordatevi, è amarvi prima di tutto voi stesse, mettetevi sempre al primo piano, in primo piano, perché se non lo farete voi, sappiate che non lo farà nessuno al posto vostro. Topino, adesso poi io, adesso che ho aperto il computer, metterò subito a caricare questo video in modo che comunque già da stasera. Lo vedrete comunque domani mattina, quindi il 9. Lo potete vedere subito, però poi sappiate che verranno caricate almeno altri 4 vlog, però sono indietro. Sono di settimane, giorni, settimane fa. E poi dovremmo essere ritornati di nuovo in quadro. E niente, io penso di aver detto tutto. Se vi fa piacere, comunque, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio, come sempre, saluto tutti i vecchi iscritti e i nuovi iscritti. Grazie, 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 grazie. E niente, se vi fa piacere, lasciatemi qua sotto nei commenti, raccontatemi, insomma, un pochino voi come avete passato questa giornata, questa festa della donna 2018. Ginevra qua si sta accappottando. E niente, ragazzi, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio enorme, 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 enorme e spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao!